A sostegno della candidatura di Maurizio Mangialardi alla presidenza della Regione Marche c'è anche Rinasci Marche, una lista che ha nella sostenibilità ambientale e nell'ecologismo il suo tratto distintivo. Nella lista provinciale che si è presentata a Urbino confluiscono più Europa, Civici e Verdi. È partito un grande movimento culturale, intellettuale che ha promosso questa regione e l'Italia nel mondo. Vorrei ricordare che l'80% delle opere culturali del mondo sono state realizzate proprio durante il Rinascimento, dove è partito un nuovo modo di pensare, interpretare la bellezza, il paesaggio, il bello. È proprio questo il modello di sviluppo economico che vogliamo dare alle Marche, valorizzare e puntare sui giacimenti naturali, sul paesaggio, sui beni culturali, sull'agricoltura di qualità, sull'artigianato di qualità, per creare dei percorsi outdoor, per creare un turismo. Il nuovo pilastro dell'economia marchigiana deve essere senz'altro il turismo e i suoi prodotti di qualità. Dopo due terremoti, dopo il Covid, abbiamo bisogno di ripartire, ma mettendo al centro l'ambiente e il territorio, la vocazione del territorio, per rivedere un entroterra che non sia una palla al piede, ma che sia un motore di sviluppo vero e concreto. Di queste Marche. Andiamo avanti con dei candidati di grande qualità. Oggi a Pesaro abbiamo qui una lista che vorrei anche sottolineare un'altra cosa molto importante, di cui la maggior parte dei candidati sono donna. Questo è un altro segno perché l'ecologia è femminile, perché l'ecologia deve guardare alla tutela e valorizzazione della nostra madre terra e quindi chi meglio delle donne può interpretare questo segno di cambiamento e di sviluppo sostenibile. Sappiamo bene che siamo la prima generazione a provare gli effetti dei cambiamenti climatici proprio sulla nostra pelle e forse siamo l'ultima generazione che può fare qualcosa per cambiarli. Quindi parole d'ordine, transizione energetica, adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, questi sono gli obiettivi che ci poniamo e lo facciamo insieme a Mangialardi perché nel suo mandato, prima da sindaco, poi da presidente dell'ANCI, ha dimostrato di poter fare bene e di poter coinvolgere già 150 sindaci sul Patto dei Sindaci. 4 candidati su 7 sono donne. La minoranza maschile è composta, oltre che da Carrabs, da Pierpaolo Loffreda e Adrio Marini. Fra le donne si candidano invece Cora Fattori, Sabrina Santelli, Anna Valentini e Maria Rosa Conti. Io sono già consigliere comunale a Pesaro e ho deciso di abbracciare questo progetto anche a livello regionale perché dopo la mia esperienza di un anno voglio fortemente portare avanti due punti, una è una questione di metodo e l'altra è una questione di sostanza, perché l'elaborazione e l'approvazione di politiche pubbliche deve essere condivisa con tutti i portatori di interesse, per cui è molto importante che si inizi a livello politico a fare una co-programmazione, una co-progettazione partecipata. E, per quanto riguarda le mie sensibilità e i valori che porto avanti, diciamo che come appunto ottica al femminile, secondo me non abbiamo più tempo, nel senso che è fondamentale che la politica inizi a pensare a lungo termine. Abbiamo un sistema che pensa, diciamo, subito all'ieri, all'oggi, piuttosto che al domani. Invece per il futuro, anche dal punto di vista ambientale, è importante iniziare a prendersi cura delle persone, del territorio che ci circonda.